Città metropolitana di Firenze, andiamo a sentire i fiorentini che cosa ne pensano. Cioè, non conoscendo questa nuova cosa, questo nuovo progetto, non mi voglio pronunciare. Detto così sembrerebbe una cosa positiva, per adesso anche se è un mese che questa cosa c'è, non so. Non vedo il risultato, quindi non mi voglio pronunciare, non lo so. Ma che ne pensa lei di riunire questi tutti i comuni sotto un'unica città? Potrebbe essere anche giusto. È giusto? Potrebbe essere anche giusto. È giusto. Unificare. Vogliono risparmiare, dovrebbero risparmiare a unificare. Sarà serve vero? Risparmiare. Sarà vero? Insomma, no, non è che... Però per il turismo magari faranno nuove opere. Sì, sì, sì. Speriamo che vada bene. Speriamo, siamo in rodaggio. Speriamo. Speriamo. Per ora questa tranvia ci fanno... Se voleva andare laggiù, mamma mia. La tranvia arriverà anche fino a campo. Quindi. Sì, sì, ma per ora... Per ora ci fanno penare. Ecco, ci fanno penare, basta. Ecco. Laggiù, Davide. Essere... Dovrebbe rivoluzionare un po' parecchie cose. Le vedo opere del tutto inutili rispetto ai tempi. Anche una città più... Ma il turismo, la mobilità si cambierebbe, però sono opere talmente lunghe e talmente ferme che non ne vale la pena. Se fossero opere più veloci potrebbero anche incentivare il turismo, ma in questo caso mettono in difficoltà soltanto il traffico cittadino e l'economia cittadina per diversi anni. Infatti i costi della politica sono sicuramente positivi, se si semplifica la burocrazia per i cittadini. Per abbattere i costi della politica e burocrazia, sono assolutamente positivi. Grazie mille. Ciao. Soprattutto per dove sto io, che di mezzi per venire qui in città ce n'è solo uno la mattina presto alle 8, quindi se uno deve spostarsi pomeriggio sia per andare che per tornare deve avere per forza la macchina, quindi o hai la macchina o sei tagliato fuori da tutto, e quindi se aumentano i servizi di trasporto benissimo, poi se diminuisce anche i politici meglio, perché ce n'è meno che rubano e si risparmia soldi. Ne ruba meno e se ne paga meno, quindi. Anche perché i collegamenti sono piuttosto buoni, cioè sono relativamente buoni, la città è carina, piena di opere d'arte, di sculture, eccetera. No, mi trovo bene, dai. Perché l'aeroporto ci era un imbroglio, perché non sarà mai un aeroporto. Ecco. Quindi bisognerebbe eliminare. Io sì. Ma spostarlo o eliminarlo? Ma io, guardi, ci si appisa, ampliamo. Della città metropolitana di Firenze, stare avanti. La città metropolitana ancora non è. È dal 1 gennaio. Appunto, è in divenire, speriamo bene. Nel senso che è utile, l'importante è che si muovino a farla, ecco. Quando è finita è una cosa spettacolare. Si viaggerà meglio, ci sarà meno traffico, ci sarà tanto di quel risparmio. Attraversiamo la città in 10 minuti. Ma la città metropolitana è anche nella provincia. Si deve estendere piano piano. Certo, si deve estendere piano piano.